Leonardo da Vinci, artista e ricercatore, fu il primo a scoprire l'architettura del cuore umano. Qui, nella sezione longitudinale, distingueva già allora tra ventricolo a parete spessa e da parete sottile. Ha disegnato anche il cuore in sezioni trasversali. Abbiamo messo i suoi disegni sotto la camera dei cartoni animati e vedi qui, il cuore palpita. Vediamo qui che il ventricolo di parete sottile è collocato sopra quello della parete spessa come una borsa. Soltanto la ricerca di oggi ha potuto far luce più da vicino sulla complicata architettura dei due ventricoli cardiaci. Tra i due cuori, un flusso sanguigno che attraversa i polmoni. Dalla circolazione polmonare arriva sangue fresco al cuore organico arterioso. Il ventricolo ha parete spessa, una pompa vigorosa. Apporta il sangue ricco di ossigeno a tutte le cellule del corpo. Da lui il sangue, povero di ossigeno, ritorna attraverso il ventricolo a parete sottile alla circolazione polmonare. Immettiamo ossigeno respirando. La via dell'ossigeno porta attraverso la trachea ai bronchi. Come rami e ramoscelli, come le radici di un albero, si dividono in milioni di tubicini sottili e fini come capelli. Nelle loro ultime ramificazioni sono appese come grappoli d'uva le vescicole polmonari. Fino a lì penetra l'aria che si respira. Solo qui, nelle vescicole polmonari, l'ossigeno arriva al sangue. Per esteso, le vescicole di un polmone coprirebbero più di 100 metri quadrati, la superficie velica di un veliero d'alto mare. Qui, nel territorio limite della vita, l'ossigeno si immette nel flusso sanguigno. L'anidride carbonica, prodotto finale e di scarto, passa dal sangue alle vescicole polmonari e viene espirato. Il tratto di transito tra flusso sanguigno ed aria che si respira. Questo campo limite viene costantemente minacciato da noi stessi, dal nostro ambiente, dal nostro comportamento. In ognuno di noi il traffico di transito nel polmone funzionerebbe 100 anni e più se non lo disturbassimo continuamente. Nel corso della vita di un fumatore passano circa 2 kg di catrame e solo in parte vengono espulsi. Sotto il microscopio vediamo nel tessuto polmonare depositi di fumo delle sigarette. Si deposita tra le vescicole polmonari ed i capillari. Il sottilissimo territorio limite della vita si tramuta in una spessa barriera. Il traffico di trasporto viene ostacolato. Nell'immagine del microscopio elettronico stereoscopico, il territorio limite ispessito. Una vescicola polmonare vista dall'alto. Qui si è formata una gran barriera, un ostacolo insormontabile per il trasporto di ossigeno, che permette appena uno scambio di gas. Il processo continua ad avanzare con una persistenza tremenda durante decenni.
I giovani possono controllare appena la loro necessità di movimento. Ma gli sportivi entusiasti si tramutano in comodi passeggiatori nell'età matura. L'impeto del movimento è diminuito. La forza del polmone ed il respiro risultano di nuovo sufficienti. È se non fosse per questa tosse che diventa sempre più molesta per il fumatore. La bronchite cronica inizia nella profondità del tessuto polmonare, nelle ramificazioni più sottili dell'albero bronchiale. Sotto il microscopio riconosciamo cellule verticali, le cui ciglia vibratili si muovono da un lato all'altro. Qui viene incontro in direzione della corrente dell'aria un sottile nastro di muco. Trasporta continuamente fuori dal polmone milioni di particelle finissime di polvere. A ciò servono anche le ghiandole mucose e le cellule che formano muco. Producono la corrente mucosa che verrà tenuta in movimento da queste ciglia per tutta la vita. Qui le ciglia vibratili come tentacoli di un anemone sul fondo del mare o come un cuscino di muschio. Nel centro dell'immagine, come il calice di un tulipano, qui viene ora espulso il muco. E così si trasporta il muco sulle ciglia vibratili. Insieme ad esso viaggiano fuori le particelle di polvere. Le autorità sanitarie permettono al massimo 50 milioni di particelle di polvere in un luogo di lavoro. Questo rettificatore sta respirando 250 milioni di particelle finissime di polvere per ogni sigaretta. Quindi il quintuplo della quantità di polvere ammessa per legge. Finissimi cristalli di polvere ampliati 40.000 volte. Un filamento di polvere alla base della vescicola polmonare. La fibra viene attaccata ai due estremi da fagociti. Questi fagociti, appartenenti ai globuli bianchi, cercano di digerire la fibra. I bronchi si difendono contro le particelle di polvere aumentando la loro produzione di muco. Sempre più le cellule di copertura devono essere sostituite da cellule di muco. Il rivestimento di ciglia vibratili diventa sempre più incompleto. Resti di polvere si trattengono. Allora il tappeto erboso appare come se fosse stato tagliato. Le ciglia si affannano laboriosamente per penetrare attraverso le masse di polvere. La via mucosa è anche fatto a pezzi. Il trasporto delle particelle di polvere verso l'esterno funziona ogni volta peggio. Una quantità di muco rimane nei bronchi formando un terreno di coltura ideale per i batteri. Ogni mezz'ora raddoppiano il loro numero per divisione. Con ciò si è aperto un focolare che per molti arde durante tutta la vita, la bronchite cronica. Il medico riconosce questi pazienti a prima vista per il loro colorito azzurro-grigiastro. Un'altra cosa, ha anche fumato? Sì, ho fumato. Col passare degli anni, il rivestimento interno dei bronchi va a pezzi. Alla fine sembrano strade con l'asfalto sollevato dal gelo. In molti punti si formano tamponi di muco. Il muco impedisce che passi l'aria alle vescicole polmonari. Il grappolo d'uva si è tramutato in un sacco senza suddivisioni, nel quale si muove da un lato all'altro l'aria non utilizzata. Qui non si arricchisce più il sangue con l'ossigeno. Questo è l'aspetto che presenta il tessuto polmonare lacerato e gonfiato. Ciò lede soprattutto la circolazione polmonare. Come con un innaffiatoio, la circolazione polmonare viene riempita dal cuore a parete tenue. È un deposito di sangue, una riserva prima del cuore a parete spessa. Questo lago di sangue, che corre lentamente, a volte con dei ristagni,
si tramuta in torrenti selvaggi. Il tessuto polmonare distrutto forma delle cateratte e restringe le correnti sanguigne. Ciò significa resistenza. Per superare la resistenza, il cuore a parete tenue deve lavorare da ora sotto pressione. Però non fu fatto per quello. Solo per poco tempo può produrre e sostenere l'alta pressione. Poi deve cedere. La forza del cuore diminuisce. Il sangue venoso si accumula davanti al cuore che sta cedendo. Le vene cominciano a pulsare. Sono piene zeppe, poiché possono vuotarsi solo parzialmente nel cuore malato. Del liquido esce dai vasi. Si producono degli edemi che si riconoscono a questi punti di compressione. Questo gonfiore si conosce già da molto tempo come idropisia del cuore. Né medico né medicina alcuna possono restituire a questo infermo il suo polmone sano, né sistemare il suo cuore che viene meno. Senza dubbio, la ricerca medica ha anche risultati che danno speranza. I bronchi possono rigenerarsi, possono rifarsi. I bronchi di chi ha cessato di fumare non si possono distinguere da 4 a 7 anni da quelli del non fumatore. A ogni età vale la pena di smettere di fumare.